A seguito della condanna per Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, molti americani e non si stanno chiedendo: ma Donald si può candidare alla Casa Bianca? Può tornare a diventare nelle elezioni presidenziali 2024 che ci saranno tra un po' di mesi il presidente per eccellenza? La risposta è sì, si può. Si può, diciamo così, candidare alla Casa Bianca. La condanna, infatti, per il reato riconosciuto quindi come colpevole non impedisce a Trump di candidarsi alla presidenza, grazie ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione americana. Soltanto tre requisiti devono essere soddisfatti per la carica di presidenza: la prima, la persona deve avere almeno 35 anni di età, lui li ha abbondantemente superati, essere un cittadino nato per natura. Terzo requisito importante è aver vissuto negli Stati Uniti d'America per almeno 14 anni di tempo. Va bene? Poi si tratta di crimini che non sono crimini violenti, cioè lui non ha compiuto dei reati di violenza. Di conseguenza è tra l'altro improbabile che Donald Trump finirà in carcere. Comunque il verdetto arriverà effettivamente parlando l'11 di luglio 2024, tra poco tempo, non manca poi così tanto, dove appunto il giudice stabilirà se ci sarà o no la condanna. Ma è altamente improbabile che Trump finirà in carcere, finirà in cella. Perché? Perché è la prima volta che viene condannato, non ha precedenti penali, i reati che avrebbe compiuto barra commesso non sono reati violenti, di violenza, quindi non è socialmente pericoloso, ma sono, diciamo così, reati economici e il fatto di aver pagato Stormy Daniels, punto. Comunque sarebbe stato riconosciuto di colpevole di tutti e 36 capi di imputazione. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti da Leandro, narratore italiano.